Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, siamo in live, sì, ciao Winrock, benvenuti a tutti, buon pomeriggio, ben ritrovati su Wesa Twitch, ciao Gabriele, ciao Marco, siamo pronti al primo avvio, in realtà al primo avvio di Resident Evil 7, Slateralis, i Robi, benvenuti ragazzi, Body Haters, bella lì, ci siamo, ciao Nirvolo, ciao Matteo. Che dire, che dire. Ciao Joms, Fada World, Debbie, Gabri, Andre, Lufank, Marti, Alex. Benvenuti ragazzi. Ho intitolato questa live Pessima idea. Grazie Albi. Grazie mille dei 21, wow. Grazie del supporto. Ho intitolato la live Pessima idea perché da un lato non sono così convinto che sia stata una grande idea da un punto di vista del fattore Shintaro Kago. E dall'altro, perché la pessima idea è quella classica, cosa che caratterizza tutti gli horror. Cioè, in un qualunque horror c'è sempre un personaggio, di solito il personaggio principale o giù di lì, che fa un errore di valutazione, fa qualcosa di sbagliato che nessuno farebbe mai al suo posto, e da lì posso immaginare che capiterà qualche cosa del genere. E non lo so, ragazzi, io grazie Bodda, grazie mille dei 10. Grazie di essere passato. E io, cioè, introduzione, io giocai Resident Evil 4 su GameCube. È noto per essere uno di quelli che fanno meno paura e vi ho già raccontato l'aneddoto. Ci giocavo in salotto e spensi, e c'erano i lavori fuori da casa in quel periodo, quindi avevano le impalcature, no? Dopo una partita Resident Evil 4 tornai in camera e passò era caldo, c'era il sole, quindi tutto in penombra, no? Con queste impalcature. Passò un lavoratore, no? Davanti alla mia terrazza, e io ero così teso che reagii così, senza nessun controller in mano, con il gesto di sparargli con il controller. Questo è Resident Evil 4, quello noto per essere quello che non fa cagare addosso. Bene, questo è l'aneddoto. Poi non ho mai giocato a nessun altro Resident Evil. Ho presente, naturalmente, grazie mille Alberto del tifo. Ho presente il 2 e il 3 perché ho visto le run dei remake da Sabaku. Fine, quell'uomo è, ovviamente, quell'uomo era Steve Jobs. Ciao Kaiser, grazie dei 13. Meccanico, oddio, vediamo di cosa si tratta. Grazie a Jack dei 3 mesi. No, mi ricordo naturalmente di Resident Evil 4, mi ricordo Matalo. Oppure mi ricordo morire svivir e altre cose di questo genere, ma mi ricordo anche che c'era la figlia del presidente alla quale tutti abbiamo sbirciato sotto la gonna e lei aveva una reazione apposita, questo mi sembra di ricordare. Un forestero! No, vabbè, all'epoca Resident Evil 4 era il non plus ultra, cioè era veramente fighissimo. Cioè, mi è piaciuto un casino. Però, insomma, è stata però un'esperienza molto dura. Ovviamente, come già vi ho detto, ma già fu così con Soma all'inizio di questo canale, oramai. In realtà abbiamo passato il compleanno, non ci ho neanche fatto caso. E grazie Pucce dei 9 mesi. Come già fu con Soma, quindi 4 anni fa. Cazzarola. Io su questi sono giochi che non giocherei mai da solo, cioè mai nella vita giocherei. A parte che qua lo danno con il Plus, quindi bella lì. Ma mai nella vita. Cioè, il Plus se hai la PS5. Mai, mai nella vita giocherei un gioco di questo genere da solo. Lo faccio perché c'è la chat e se famo delle gags. Io però vi dico che, cioè, iniziamo, non so dove arriviamo. Oh, regà, siamo umani. Se poi uno si caga troppo, potrebbe anche dargliela su. Vedo che non avete spirito di osservazione, quindi non avete notato una cosa sulla mia dashboard. Molto bene. Clic. Andiamo. C'è una sorta di lavastoviglie. Poi certo, se uno già sa, si caga. C'è il cagotto preventivo. Capcom, Street Fighter 2. Avok. Io non dico niente. Re Engine. C'è un dito anulare molto corto.
Non spegnere il sistema PlayStation 4 è un ottimo modo di iniziare la partita su PlayStation 5. Non sono presenti dati di salvataggio, è necessario creare nuovi dati per salvare la partita. Perché lo faccio? Sì, mettiamo originale. Mettiamo inglese? Eh no, è che su PlayStation 5 giochi che non giochi da un po' spariscono, vanno in un'altra cartella. Ho anche mangiato la pasta col pesto. Sottotitoli sì, perché... Alziamo un po' la luminosità per YouTube. Adoro questa cosa. Vediamo voi cosa vedete. È differita. Ok, bene così. Ma che cazzo? No, sentite, se non serve un cacchio, io non mi connetto, eh. Io non mi connetto. Io non mi sto a connettere. Che mi frega di connettermi? Che mi frega? Non ci sono dei contenuti, è una stronzata. No, infatti. Assicurati di fare una pausa se inizi ad avvertire un senso di malessere. Vabbè, ragazzi, pausa. Se il movimento della visuale... Ah, no. Un'oscillazione visuale... Una cosa che mi... Merda, raga. Una cosa che mi ricordo di Resident Evil 4 e che ho rivisto nei remake del 2 e del 3 è che hai questa gestione dell'inventario con gli spazietti. Vabbè, i comandi dai, voglio sperare che siano fatti bene, non ho voglia di impazzire. Colore retico. Non ne voglio, andiamo. Allora. Allora, casa dolce, casa facile, casa degli orrori normale, siamo in una società testosteronica patriarcale, quindi dobbiamo fare i duri, giochiamo a casa degli orrori normale. Non devo mangiare il pesto, eh? Hey baby. Oh? I just wanted to send a quick hello and I love you. Sei un po' inquietante. Good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, io ho messo la facecam dove ho visto che la metteva Sabaku. Forse potevo metterla a sinistra. I'm sending tons of kisses. Bye baby. Ma lei è inquietante, cioè. No, ok, perché siamo già sporchi di. C'è una. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Stay away, non c'è problema. Stai a casa a giocare a Super Mario, per piacere. C'è l'opzione sto effettivamente away? Stay away, questo fa un po' Shining. Hey, it's Ethan. Yeah, no, I'm good. Bello. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. She's back. How? What happened? I don't know. Look, how? What happened? I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Sì, è proprio quello che ti ha detto, di raggiungerla. Dolby, Louisiana. Dolby, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? Have to find out what happened. Ma una telefonata? Stay away. Ma la grafica è un po' altalenata. Vabbè. Abbiamo due piedi, due mani, c'è un sacco di verde. Guida lui, vero? Non è che devo guidare. Okay.
Questo fa molto Resident Evil 4, che serve in macchina. No, però là c'era un mezzo militare. C'era anche un tizio che moriva in una scarpata, mi sembra. Ok. Che strana grafica. È ancora viva, trofeo guadagnato. È stata dura. Ma è tutto un pochino... Vabbè, voi in realtà ce l'avete giusto. Io, cioè, grazie Panierico, grazie mille dei 9. No, se sentite tutto basso dovete alzare. Adesso vi alzo, e comunque non era alto, vi alzo. Dopo sarà troppo alto, sarà irrecuperabile su YouTube. Mi arriva il tizio dei commenti che mi dice c'è l'audio troppo alto, raga, l'avete voluto voi. Tizio dei commenti, sappi che è stata la chat. Cosa bisogna fare? Allora, adesso mi deve tornare lo schermo sul gioco, abbiate pazienza. Eccoci qua. Sappiamo che siamo FPS. Siamo FPS. Bene. I piedi sono spariti e questo ci consola. Bene, andiamo da questa parte. Muro invisibile, omaggio a Yoko Taro. Molto bene. Grazie Elena Real. Grazie dell'anno di Buzz. Stay away. Però, questa quetta fa rumore ma non reagisce. Ma in fondo a me che cazzo me ne frega. Allora, voi cosa vedete? Mi dici i comandi, com'è la cosa? Email di Mia. Vieni a prendermi. Ah, ma allora, scusa, hai detto stay away, ma è qua. Vabbè, dai. Mi mancherà il mondo esterno. Questa icona? Beh, è già palese che bisogna fare un giro alla nostra sinistra. Grazie alle compa, grazie dei 4. Benvenuti ragazzi, abbiamo appena iniziato. Non... non c'è la corsa. Ma quanta luce! Non è tutta sta grafica comunque. Vabbè, PS4. La mappa ci ha già spoilerato il fatto che non saremmo mai entrati da questa parte. Grazie Miki, grazie dei 2. Il modo più stronzo di correre. C'è. Vabbè. Un cavalletto. Simply gone, semplicemente andati a fare. Qua è arrivata la troupe e non è andata bene. Sewer Gate. Proposta di progetto: introdursi in una casa infestata in Louisiana. Ok, questi facevano YouTube. Che dire? Allora lasciamo lì, ok. Oh, signore. Siamo sicuri, sì. Accetta il suo dono. Ora, ragazzi, so anch'io che c'è l'umbrella che fa il virus, il dono è il virus, diventare degli zombie, questo lo sappiamo. No, andiamo. Ci sono dei puzzosi insetti. Ma la telecamera della mappa è come se fosse invertita rispetto a quella che ho imparato a essere la norma.
E se io sono in pausa, però non me la devi levare. Ma posso dezoomare? No. Vado, eh. O poi se skippo roba, ragazzi, non faremo i completisti, eh. Sono convinto che sia un amico. Sono convinto che sia un amico. Andiamo a platinare Astro's Playroom. Sono convinto che quello sia un amico. Dove, tra l'altro, dove cazzo è andato? Scusate, ma dove Christian De Sica è andato? È andato dentro al terreno, al nulla. È andato di là, ovviamente. È andato di là. Ma è sparito? Vabbè. Io non posso correre. Ah no, sì, posso, è vero. Ricordiamoci che la corsa è come in Sekiro. E in Sekiro si correva così, no? Non mi ricordo. No, forse no. Ma che cazzo dico? Ma dov'è che si correva così? E come ci si accuccia? E quelli cosa sono? Ma comunque non si vede un cazzo, ragazzi. E queste sono delle... gambe di cavalli e seghe? Ma che cazzo? Che sembra, in realtà che sembra un ragno, no? Sembra che abbia formato come un ragno, una figura... Accovacciati. Quindi questo, madonna, è tutto con gli R3 e L3 che io abolirei. Vorrei abolirli dal mondo dei videogiochi, premere gli stick verso il basso. Cosa che odio fare. E invece, il gioco è interamente impostato su questo. Ovviamente scazzerò infinite volte, PD. Ma per me c'è troppa luce, voi invece lo vedete bene. Ma devo fare qualcosa con Streamlabs. Ho sbagliato prima, vabbè, non importa. Ho sentito come dei tuoni, ma... è un po' seppia, il gioco. È un po' seppia. I corvi impantanati morti. C'è un filtro un po' seppioide. Beh, sto volando. Ah, ok. Quando è che cado? Ok. Will Coyote. Le luci un po' Dark Soulsiano, questo lampeggio di ombre così. Ecco, figurati se non era interagibile. Corro. Tanto questa non è l'entrata. I know. È là. Ma che strano. Ma sta mappa spoiler. No, ah, da dove siamo arrivati? Da dove siamo arrivati? Brutto suono quando levi e metti la mano. Ecco, l'unica cosa, spero che non ci siano dei cani. Vabbè, ragazzi, andiamo. Io cosa devo dirvi? Cioè, so che faccio tutto con le levette, devo premerle.
c'è sto retino? Ma c'è il retino, cioè è retinata. È retinato sto gioco. C'è un... è retinata la grafica. Non vedo più un cazzo. Incredibile. No! Grazie, Iago. Come, non so neanche il nome del nostro... Cioè, magari l'ha detto all'inizio. Come ci chiamiamo? No, non ditemelo se non è già stato reso noto. Grazie Luolan, grazie dei 17. Ethan, Ethan era stato detto, Ethan. I Gianni Morandi. Grazie per avermi regalato un sorriso in questo momento difficile. Ma io il boh... Ma io il boh... Ma dai, zio! Oh, intanto c'è stato un salvotto, eh. Sicuramente spezzerò la catena. Ken, sei tu. Fantastico guerriero. Sceso come un fu... Tutto questo per dire sei tu, spezzerai le nostre catene. Dovevo arrivare a quel punto della sigla. Spam, meet. Però, chiaramente spam. Ma è tutto un po' reticolato, c'è un retino, tipo. Ah, classica bambina che si vedeva anche nella copertina, classica bambina horror, che va alla velocità della luce ed è muscolosissima, non si sa come sia possibile. Vabbè. Cristo. Ma... Non hanno pagato la bolletta. Mi cazzo hanno fatto a far da mangiare? Carne umana, sicuramente. Meno male che i prompt sono così evidenti. Hanno messo un corvo vivo nel microonde. Ma vivo poi lo dico io. Più di 20 persone scomparse in 2 anni. Dai, didascalico! È ovvio che questo è un luogo di orrore, se no. Va bene. Dov'è la pistola? Vorrei lo shotgun. Resident Evil vorrei lo shotgun o robe del genere. PD. Ma guardate là, c'è una sorta di segnalatore, di sensore. Non so cosa dire, muffa, che cazzo. Cioè, salire là sopra, secondo me, è una cattivissima idea. Come ho intitolato la live, pessima idea. No, ma... Basta, ragazzi. Veramente, cerchiamo di essere adulti, eh? Forse non è il gioco giusto per me, io ve lo dico. Cioè... Non so, la porta della morte o la scala degli orrori, zio? Ma poi bisognerà fare stealth. Ma là c'è un sensore che ti inchiappa. Io vado alla porta degli orrori. No, era la scala della morte. Adesso vado qua. Ah, doppia porta. Vecchio, usa la manina, che cazzo ti devo dire? Pigia. Cristo. Oh mio Dio. Suonano la porta, non aprirò certamente io. Oh my God. Questa sarà la nostra ragazza. Oh Gesù. Se la son magnata. Oh, tre. Questo è proprio Resident Evil. Trova l'affarino da mettere lì.
Questo lo fai poi tu. Ah, con videocassetta potremo poi anche guardarci delle bazze, bene. Eccoli. Sembrano i proprietari. Lascia che sia io a deciderlo. Ma basta sti rumori, PD. Una cella dove terranno le loro vittime. Io il piano non lo suono, ve lo dico. Magari c'era un achievement, una figata. Cioè, sai, se suoni il piano c'è la mega cheat definitiva. Sti cazzi, il piano io non lo suono. Fai Chopin. Ma lo fai in automatico, quindi in realtà non c'è bivio. Dobbiamo salire a prendere lo stufilotto da infilare. Ma questa è la nostra ombra. Maledetti. Ma magari non c'è nessuno e sono solo dei puzzle. Come se è un puzzle game? Io ci sto. Una volta tanto ci sto. Non ho mai desiderato tanto un puzzle game. Mi sarei dovuto mettere la felpetta, ho già freddo. Ma adesso ho visto che c'è un pulsante, regà, l'ho visto. Zio. Filmato casa abbandonata. Posso intascarmelo, grazie. Figurati se non c'è. Ma se non lasciano gli audio nei giochi. A Laura? Ah, è la macchina da scrivere. Ok. Dai, su. Però ci sono anche gli autosave, perché io prima ho visto fare un autosave, quindi sono molto fiducioso sul discorso autosave. Adesso premo il pulsante, tanti saluti. Non mi sembrano delle scale interattive che le tiro su. Anche i miei mobili si mettono a rumoreggiare adesso. Non funziona. Ok, VHS è l'unica cosa che abbiamo che possiamo fare. Non sto facendo una speedrun, quindi non corro. Merda, quanto mi sto cagando. Ok. Va bene, qua abbiamo visto. Qua manca la base. Ah beh, poi tra l'altro è primo piano, secondo piano, terzo piano. Scale. Ecco perché non funziona, perché non ha il fusibile delle scale, capito? Ah no? Vediamo. Clancy Jevis, Abandoned House, Derelict House, Dalve Haunted House. Who? Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want to. Sono proprio gli youtuber che fanno quelle cazzate. Two fucking years ago. I don't do ADR. 2 anni fa. E questo è di un anno fa. Ah, siamo con loro. Non sono mai usciti vivi da qui, ovviamente. Neanche il nostro attuale avatar. Quindi possiamo morire adesso, perché tanto moriremo. Peso, stiamo per vedere. Loro sono venuti un anno fa. E la cosa di 2 anni prima è la sparizione della nostra ragazza. E adesso vediamo i posti che abbiamo appena esplorato. It's locked.
Santo Dio. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds? Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. Oh, okay. The usual. Okay. Missing family. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. 3 anni. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seat, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Fantasmi nel bayou. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Oh, devo smettere con ste cuffie di pigiarmele. Where is he? Unfucking believable. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Hai appena detto che mi licenziavi. Guarda che secondo me dovevi salire, te la butto lì. Qual è la corsa? Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Ti pare che sia lì? Non c'era neanche il videoregistratore. Porca di quella porca. Ma what the hell cosa? Ah, quindi io ho capito. Scopri. You gotta be fucking kidding me. Ma come cazzo hai fatto a trovarlo, vecchio? Cioè, botta di culo. Ma ti sembra che si sia infilato in un passaggio segreto, Vez? Non sei andato sopra, ti pare che sia lì. Ma io non lo so, ma ovviamente dovevamo guardare sopra, non sarà mai passato di qua, comunque. Cioè, aveva un metro di vantaggio su di noi? Ma va. Ma io... però abbiamo appreso una cosa, ovviamente. Mi prendi per il culo? E devo farlo io. Unbelievable. E la telecamera dove ce l'ha? Nel cervello quest'uomo. Vabbè, ciao. Vuoi anche rispondere, Vez? Avevi ragione. Posso dire che i suoi piedi sono... un po'... ops. Andrea è finito impiccato. Ma com'è possibile? Come cacchio? Jesus. Christ. Cosa farebbe chiunque, esatto?
Esatto, cosa farebbe chiunque? Se ne andrebbe. Ma voglio dire una cosa, visto che ci sono gli autosave, io devo tornare ogni volta a salvare o posso... o mi fa gli autosave? Autosave, ok, ok, easy. Si sono ammorbiditi, eh? Ok, ho intanto una salvata. Ah, era una leva, però, era un gancio. Che bella idea. Ma io, cioè, tu hai appena visto una persona morire facendo questa cosa e tu la rifai, uguale. Figurati, 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 figurati. Damn it. Io la porta là non l'apriremo mai, sarà un'interconnessione mia zacchiana. Ma lui morì qui. Con questa cacchio di cosa in bocca, tipo. Ma come cacchio? Ma, cioè, è un palo... è come se fosse stato staccato e glielo avessero... Ma poi davvero era sceso qui? Ma, cioè, in quei tre secondi che era stato via? Ma poi è perché? Ma... Forse è inciampato. Ci mancava l'acqua. Stavo proprio pensando cosa potrebbero mettere per... Unbelievable, veramente. Io mi auguro... Ma ti pare fare una cosa del genere? Mi auguro di trovare prestissimo un'arma. Anche una zappa. Ho capito che lui cerca la sua trading girl, ragazzi, ma cioè, si chiama la polizia. È Andre, forse. Un po' quasi sicuramente. Quelli sono vermi. Tanti sbattimenti e poi... Allora, qua ci sono delle immagini appese alla parete. Anche qua. Volti di persone, vittime? Le più di 20 persone scomparse? Sono anziani, ma non necessariamente. Però molti sì. Alcuni si ripetono. Tizio con la barba. Io, boh, questa si ripete, sta tipa. Oh, e che dire. Non so con che criterio abbiano scelto le loro vittime. Forse con il criterio, beh, è una casa talmente sexy che le persone continueranno a desiderare di visitarla e finire in trappola. E sta funzionando. Sta cosa che l'aprire della porta è automatico? Mi mette in difficoltà. La cella di cui abbiamo visto una foto. Disegni, due mamma e papà e due bambini, tipo, e una sorta di cerchio occhio, non si capisce. Un water. Ragazzi, io non so. I prompt? Beh, vai a fanculo, basta, PD, cazzo. Ma perché? Cos'è stato?
Non è che qua era pure, ma no, tanto perché appaiono le cose, quindi. Siring. Sanno che ci guardi dentro quelle cose lì. Autosave. Mazza, ce la fai? Ok. Qui sembra uno di quei posti dove si potrebbe inciampare e morire su questo sorta di piede di porco. Ah, là c'è una luce, là c'è qualcuno. Porca miseria! Merda, ragazzi, è assurdo tutto questo. Ma cosa cazzo dici? Materassi a modi... Ovvio! È lei! Cioè, è una ragazza. Un po' sfocata, ma è una ragazza. Allora... Eh beh, ma lì c'è già l'oggetto, lì c'è già la super cosa. Ovviamente l'italiano si riduce a un basic Italian da 10 parole in questi momenti. Ancora le foto, riciclo. Ah, beh, più didascalia di così. Ben è morto, Harold, Arthur e Tamara sono mutati come Travis, quindi Harold, Arthur, Tamara e Travis, ragazzi, ricordiamoceli. Craig, Leila, Sean, William, mentre invece Clancy è Elle, che vorrà dire living. Ma lei non si chiamava Clancy, si chiamava Clancy? Ah, era l'operatore, il nome dell'operatore. Sorry, 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 sorry. E hai poi, oh, ah, Madonna! Ai, ai, ai. E poi c'è anche Heidi, Clyde, Led Zay, Steven, Red, Susan. Com'è che si chiamava Mia? Si chiamava Mia. Mia non c'è scritto niente, però. Non hanno scritto niente. Mia non c'è scritto niente. Ah, beh, allora. Ok. Grazie mille, Kjeldor, grazie dei 13. Mia non c'è scritto nulla. Mia, rimaniamo in sospeso. In teoria l'abbiamo trovata. In teoria la stiamo per scoprire. Tronchesi, anche un bell'oggetto. Nel senso, puoi anche dare in testa a qualcuno volendo. Secondo voi, chissà com'è messa Mia, però questo è già un oggetto straordinario. Found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? Who else is here? Lui. What the hell's going on? Daddy's coming. We need Daddy's to go. Daddy? We need to go now! Sei sicura? Dove Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Has it really been 3 years? Quanto siamo alti? Mi raccomando, fai casino, io non lo so. What is this place? What'd they do to you? Not now. We need to get out of here first. Ok, not now, però due indizi. I think it's this way. Due cosine le potresti comunque dire anche se è not now, capito? Cioè, io capisco il not now, ma accenna, fai un accenno. Questa è carne. È carne insaccata, è qua hanno fatto esperimenti su esseri umani. Sentite, io la seguo, eh. Prepara il tronchese, Ethan. Potevi chiamarti Simon. Mia, we have to talk. That message you sent me.
Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. Ma non hai detto niente, Mats. We have to go this way. Mia, are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. Ma d'altra parte non è che ci siano altre strade, eh? Mia, ma non è che hai uno shotgun da qualche parte? It's there. Chiaramente è una trappola, ragazzi, finirà malissimo. Finirà malissimo. This is it. O forse siamo usciti, è finita, titoli di coda. Good ending. I remember this room. Ma hai fatto che te la ricordi? There's another door here. I'm sure of it. Ma è tipo lì? It's not here. It's gone. It's gone. We're gonna be a family now that you're here. There's another door here. I'm sure of it. Non mi è piaciuta la cosa che hai detto, Mia. Non mi è piaciuta la cosa che hai detto. Mia. We gotta get out of here. Just stay here, all right? I'm gonna have a look around. Comunque non vorrei sembrare, però non è mica male, Mia. Comunque. Vabbè, ovviamente lì c'è la soluzione. E-001. Ecco. E-001. Non so, avremo la cassaforte con la chiave di sicurezza. Qua ha detto che doveva esserci una porta, lei sta male. Questo è di quelli che devi sparargli per i collezionisti. Vai a zappare! Prendi Ethan, prendi quella cazzo di trancia porte lì, il tronchese, come si chiama andare. Mazza, c'era veramente una porta. Cosa sta succedendo? Dovevo dire alla 3D Girl di non muovere porte né nulla. Oddio, anche in casa. Ma in casa o nel gioco? Questo è importante, E001. Ricordatevelo anche voi. Ma mi sto veramente cagando addosso, ragazzi. Io non lo so. E sto giocando questo per poi giocare l'altro. Posto. Vediamo. Non è assolutamente detto che io ce la faccia, ve lo dico subito. Forse noterete che non sto rushando. Non so se è una cosa che avete notato. Ah, tanto bisogna andare avanti, c'è poco da dire. Merda, ragazzi, però. Vabbè. Cassetto vuoto. Manchiamo 8, ma provaci! Ovviamente non c'è linea, dai. C'è linea! E-001, fallo! C'è la E? No. Però c'era linea, eh? Ordino un Mac. C'era linea, eh? Se è bello, lo porto.
All right. Allora. Mazza tanti spoiler sta mappa però, eh. Ma poi noi da dove cacchio siamo entrati? In teoria noi abbiamo fatto questo. Non lo so. Tra un po' abbiamo un bagno sulla sinistra. Boh. Magari in bagno possiamo salvare. Vabbè che sono gli autosave, in realtà siamo super... Soluzione medica, inizia Resident Evil, eh? Doppia. Cosa cazzo è sto rumore? Cosa Cristo? Basta. Basta che non ci sia una roba stile. Sta porta ci tenevano a chi... Basta che non ci sia una roba stile... Il tizio che ti insegue sempre, eh? Ma ci credete che i controlli della mappa sono invertiti? Perché? Vabbè. Comunque. No, non è vero in realtà. No, sono io che sono... Basta! Merda. Ma allora... Ma non è possibile. So che devo ovviamente rispondere a questi rumori, eh. Ma mi date proprio solo... No, non lo so, ragazzi. Non lo so, ragazzi. La cazzo di che non ho il controllo. Vedere sono i quick time event, eh? Se io premo, sto premendo R2, allora. E basta, hai rotto i coglioni. Ma sto giocando, non capisco. Saluta le mani proprio. I can hear her. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! I've been back. I deserve this. The fuck are you, Mia? Beh, questa soluzione medica è magica, eh? Ce l'ha bucata la mano, eh? Basta! Culo! E qual è il tasto? R2, ok. Non vedo. E vai a zappare, non vedo una fava. E non vedo.
Altra, il tasto attack è lo stesso del para di prima, quindi qui io come paro in realtà? Vabbè. Scripted. Pesa. Però conservalo quell'oggetto, è molto utile. Ottimo, siamo venuti a prendere Mia. Suona il telefono. Puoi recuperare l'accetta, che è l'unica cosa buona che hai trovato fino adesso. Incredibile averla trovata, comunque. Sempre quel quadro, sempre quelle bazze lì. Sembra un blow up. Arrivo, mio Dio. L'abbiamo uccisa! Ma poi scusate una cosa. Lo so dove devo andare, è solo per... Aveva una forza fisica comunque assurda. You really shouldn't have come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Abbiamo un'amica. Attic. Go there. Now. Zoe è amica nostra, eh? Zoe è amica nostra. Le porte sono diventate azzurre per magia, eh? Era arancione, mi sembra, quella porta di prima che non si apriva. Abbiamo già capito che la mappa non necessariamente dimostra tutti gli ambienti, perché questo in realtà non ce lo spoilerava, siccome non c'era la porta. Quindi io do per scontato che andiamo dritto. Noi siamo arrivati da Cantina Ripostiglio, quindi abbiamo fatto tutta questa baza qui in realtà inizialmente. La cella, sì, aria intervente, sì. E ora siamo qui e dobbiamo andare di qua. Ma sto suono da modem. Ma dove... Non credo che si sia smaterializzata perché non avevano abbastanza memoria per tenere i suoi poligoni. Cioè, questa è sparita. Questa è ancora viva. E questo è tutto quello che posso fare? Dov'è il mio menu? Accidenti. Ma io provo ad essere risparmioso, ma che menu piccolo. Come sempre dovremo trovare l'espansione. Pesava troppo per la PS4. Non si capisce come abbiamo fatto a vincere contro un avversario che con il pensiero ci spedisce a chilometri di distanza. Comunque. Ma sto suono è terribile. Ma ragazzi. Vabbè, è logico, è perfettamente logico. Abbiamo già visto, non era giusto per... Tanto per... Non lo farò. Ah! L'ho fatto! Ma neanche la soddisfazione di suonare una nota di pianoforte. Vabbè, no, abbiamo sempre il stesso VHS che non ci interessa. Potremmo anche buttare, eh? Visto che qua gestire l'inventario, lo sappiamo, è una roba allucinante. Non è che quello riesce a levare. Cioè, a dire la verità, a me non dispiacerebbe fare questo. Voi direte, naturalmente non puoi, no? Però sai mai che osservativamente ci siano delle cose, no? Cioè, ci stava a infilarsi qui. Magari una bazzina, no? Però se no chiudere qui e vivere qua per l'eternità. Magari qualche scarafaggio lo riusciamo a mangiare. Comunque, l'eternità, insomma, molto relativa comunque. Allora, siamo seri.
Qua c'era il save. Va bene. Ok. Mazza, ok. Quanto invasiva sta cosa del save, va bene. Ok, ricordami che sto su una PlayStation e non sono veramente lì. Allora. In teoria, lei ci ha detto lattico, eh? Ma in teoria, uno potrebbe anche pensare, ma scusa, me ne vado da dove sono venuto. Solo che noi avevamo visto lui, palesemente. Ah, c'erano spaghetti, spaghetti in frigo, tra l'altro spaghetti, che cazzo ti metti di spaghetti in frigo? Ma magari non sono secchi, magari non sono secchi. Il potere del riordino, com'era? Dai, dai! No, qua ci vuole proprio la chiave. Ricordiamocelo, cassetto, chiave, cassetto. Ah, ma ora facciamo una bazza incredibile. Lì c'è il fucile, vedrete. Yes! Questa è una bazza. Le texture... lasciamo aperto. Non ottimizziamo mai nulla per PS5, mi raccomando. Abbiamo il fusibile. È molto importante il fusibile, però di ruolo... Uno pensa, risolvo un puzzle o mi salvo la pelle? Provo a salvarmi la pelle. È entrata sulla... Però mi dà le porte azzurre, eh? Mi dà le porte azzurre. Nulla mi impedisce di andarmene. Ok. Lo scopri dopo se le porte sono azzurre e arancioni. Ok. Nulla mi impedisce di andare. A parte che ho un'accetta, sta porta è di legno, così potremmo fare Jack Nicholson, eh? Forse dovrei correre. Com'è che diceva Wendy, sono tornato? No, com'era la frase famosa? Ragazzi, io faccio un salvotto. Però questi salvotti sono un pain in the ass, perché sono veramente lunghi e ammazza immersione. In realtà cercherò di farne meno. Già mi pento di averlo fatto, però. Sono il lupo cattivo. Ecco, dobbiamo immaginarcela così. Siamo noi. I am the one who knocks, no? Siamo noi che siamo venuti a portare il terrore nella casa del terrore. Allora, i fusibili stavano sotto. La corsa non è proprio... Non è un grande corridore, Ethan. E ora? Dove cavolo? Ah, È sopra. Ma vai a zappare te, chi non te lo dice. Fallo. Ma quante volte ce la siamo bucata sta mano? Io ho messo i sottotitoli, Vez, ma PD, ma mettimi sotto, non ho capito un cazzo di cosa ha detto. Cosa ha detto? Beh, siamo morti. Non vale come ferita questo.
Ma raga, ma siamo seri? Ma siamo morti, cioè non puoi vivere, non... Io non la spreco la soluzione medica. È Survivor. Lui sta bene anche senza una mano, io vado avanti così. Grazie Fabio. Grazie dei 13. Giusto. La tua mano sinistra, tagliata da mia, è ancora calda. Lattico, eh? Beh, vuoi non salvare con una mano in meno? Scusate, lo devo fare. Tra l'altro è stata due volte bucata. Sì, ha qualcosa di quasi comico, eh? Sì, però ragazzi, per fare un salvataggio, PD. Sentite, Zoe, che non sappiamo chi sia, ci ha detto del lattico. Mappa. In teoria. Ma morirà. Ma c'è come. Munizioni pistola. Soluzione medica. Pistola. Voglio vedere come la ricarichi. Ok. Fine. Fine. L2 mira, 2 attacco, ok. Ma. Oh, speriamo che sia adattato per PlayStation. Non ho voglia di rimpiangere mouse e tastiera, eh. Ma come fa a vivere quest'uomo? Freddy. Un appunto mentale sul ricordarsi di non farsi tagliare anche l'altra. E com'è lento a girarsi. Aspettate, ho bisogno delle opzioni. Allora. Sì. Hai 5. Boh, media. No. Fondamentale questo. Questa è diventata troppo veloce. Doveva avere due comandi diversi. No, è troppo veloce, non mi piace. No, non è adatta al tipo di gioco, secondo me. Dai, sentite, ci arrangiamo. Tiene fino a 12 la pistola? E come la ricarico? Dov'è? Dove c'è sta scritto ricarica? Mi dovevi dare questa indicazione, però, eh. Com'è ricarica l'arma? Quadrato? Non succede niente. Non fa niente. Mi servirebbe l'altra mano. Ah, ne tiene comunque 7, ok, quindi me lo dirà al primo consumo, ho capito, al primo consumo mi dirà, ora se vuoi ricaricare fai questo, sì, claro. Aspetta però, non sono sicuro di volerlo fare, aspettami un attimo, ma lì... Che cosa? Ma sono lentissimo! Ma sono lento come la merda! Ma Cristo! Lottare contro mia.
Ah, quindi Mia è il tizio che ti perseguita per tutto il gioco. Scusate, ma io avevo due cosi curativi però, eh? Quindi ora lo voglio ritrovare il coso curativo. Com'è che si chiamava in Resident Evil il gigantone che ti perseguita? Il Tyrant, il Tyrant. Ok, fine. Ok, fine. Nemesis, Tyrant, sì, o Nemesis, sì. Ma se è lento però, Madonna. Boh. Sì, Nemesis è quello più cattivo del 3. Porca miseria. Io non devo sprecare. Cioè, è che vorrei usare. Io ci provo, eh. Perché un capisola mi sembra non servire assolutamente a un cazzo. Cioè, lo so che è assurdo dirlo, però. Posso spaccare le casse? Ottimo, beh, questa accetta è meravigliosa in realtà, eh. Ci ho ripensato. Basta! Corri, stronzo! Dio mio! Sul moncherino, vabbè, vabbè. Che ricresce la mano? Puoi mirare per piacere. Ma l'headshot se l'hai mangiato? No, cretino. Pazzio. Non le dovevi mentire! Perché le hai mentito? Ma no, corri. Ma sto gameplay non fa impatto. Mi ricordo che era così anche quello che giocava Sabaku del 2 e del 3. Cioè che devi fare queste corsette e poi... Sono un ebete. Sono morto. No, vai a zappare la terra, vai. Ah, ma vaffanculo allora. Mira assistita e poi non la becco mai. Assistila di più. Ma perché si ferma? Ma vaffanculo, dai, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Sì, ho capito. Skip. Skip, zio. Riprovo. L1 per parare. Ah, ma come fa a pararsi da una sega elettrica? Sei un po' Silent Hill 2, veramente. Allora, dai. Famolo. Ok, fine. No, no! Sorry, colpa mia. Ok, fine.
E vai a zappare, dai. Ma che secondo te cosa sto cercando di... Raga, si troverà mai qual... Sfrutta ogni vantaggio a tua disposizione. Lei, per esempio, il moncherino non ce l'ha. Allora, sparo, mi allontano, sparo, mi ricordo un pochino, ma infatti dicevo quando giocavamo a Cloud 2 che quella parte ricordava Resident Evil, quel boss in Cloud 2, quello. Se il gameplay non è... vabbè, frega, dai, facciamo. Quelle porte che si chiudono! Perché non l'ha colpita? Quanto Cristo sei lento! No! Ah, non ha una mano. Ho sprecato un colpo. Ho sprecato un colpo. Non ha una mano. Non ha una... gli manca una mano. Perché è così lento? Gli manca una mano. Tipo, è tipo senza una mano. Piglia quelle cazzo! Ah, è una gag. Ma è una gag. L'ho visto il tipo. Grazie Sir Chomi, grazie mille dei 10. Doveva arrivare il tizio, lo sapevamo che sarebbe arrivato, maledizione. Lo sapevamo che se no avevamo già finito, eravamo già all'uscita. Se l'attico era l'uscita. Don't you die on us now. You have work to do. You have work to do. Che cosa? Aia. Dead. Morto, mutato e via di mezzo. Chissà noi cosa sarebbe, perché secondo me è impossibile che ci attacchino una mano in questa casa, capite? Non hanno gli strumenti medici per fare una cosa del genere. Where am I? What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Not again. Hit boy's got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. Just do it. Anche questa non mangia. Thanks. I'm coming back for you.
Signora, era tutto buonissimo. La mano. E cazzo, facciamo ad avere la mano, vorrei proprio saperlo. Siamo come loro, siamo stati zombificati, ci è andato il virus dell'Umbrella. Mappa. Vabbè. Casa principale. Quindi prima era solo una gag. Infatti abbiamo visto che... Porca miseria, ma io cosa cazzo sto facendo? E soprattutto dove devo andare? Donna cinquantenne carnosa, sauté. Superfluo dire che sono cannibali, ma non, penso non ci sia bisogno di... Signora, mi scusi. Io capisco che lei sta mangiando, ma... Sega, corda, è una lista della spesa. Collare cane? Per 20? Come collare cane per 20? Come collare cane per 20? L'unica cosa che mi auguravo è che non ci fossero dei cani. Collare cane per 20. Per 20. I segreti dell'abisso di O'Brien. Sarà uno scrittore lovecraftiano? Le autorità statali sono alla ricerca di informazioni per rintracciare tre uomini di New Orleans, scomparsi durante una visita alla comunità di Dalvey il 9 di questo mese. Tre scomparsi, Peter Walken, Andre Stickland e Clancy Javis, che stavano nell'elenco, sono noti per i loro video pubblicati su internet che mostra, ah beh, sono i tre famosi, di edifici abbandonati, case stregate, eccetera, eccetera, eccetera. Hai ragione, Federico. Ma non andrà. Niente andrà storto, me lo sento. Ok, qua abbiamo un'interazione. Munizioni pistola. È la nostra salute. Scappa dalla casa, mission, vabbè. Erba. Erba? Scusate, non... Eh? Ma è l'erbetta di Resident Evil, ufficiale, quindi. È ufficialmente un Resident. Ok, va bene. Non l'avevo vista per niente, eh? Non l'avevo vista per niente. Meglio essere più attenti. Là c'è una porta che però mi incuriosisce, perché loro comunque sono andati a sinistra, quindi magari esplorare qui a destra è più sereno. Ho detto una cazzata, vero? Ok. Ehi, Evelyn. Lo stivale di Evelyn. Che dire, ok. No, scendere non è ancora il momento, allora voglio essere più esplorativo. Cioè qua bisogna stare a te. Scendere non me la sento. Vedete che c'è in mappa, però... Fatemi capire. Cioè se è... Quella porca. Ok, stai sereno. Cioè, è che volevo esplorare anche là, però là è proprio dove sono andati loro, capite? Quindi... No, vabbè, 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 ma che cosa Cristo stai dicendo? Perché poi vengo qui? Non lo so. Non posso fare niente. Ma siamo morti. Fuggo, ma dove Cristo? Ma dove mi infilo?
La nonna non c'è più. E magari ha gradito la... Ma dove mi nascondo? Dove? Non c'è niente per nascondersi. Dove Cristo mi nascondo? Ma dove vado? Ma vai a fanculo! No, è chiuso. Non potevo, ora posso. Vamo che, vamo come l'ho fregato. Ma non so dove andare, c'erano degli oggetti importanti. No, ma ragazzi, non può essere così sto gioco. Il collectible. Non ho niente. Cosa devo fare? Ma sono morto. Ma non ho armi. Non l'ho vista l'interazione. E mi sono chiuso, cosa faccio? Ma non c'è l'interazione. Ma ragazzi, non c'è nessuna interazione. Ragazzi, non l'ho vista. Ma dov'è l'interazione? Ma... Ma sì, ma non si apre, ragazzi, non fatemi cazzeggiare. Zoe, scommetto che questa è Zoe, ci scommetto. Fai sta cazzo di bazza! Ma tu dimmi che lentezza, fallo e basta, incredibile. Vai lì sotto, vai lì sotto. Vai. 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 Qual è la bazza poi di infilarsi qua sotto? Non lo so. Cristo, Cristo, Cristo. Scusate, ma devo controllare se ci sono degli oggetti. Ma non può essere tutto così il gioco, però, eh? No, 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 non è possibile. Non è possibile. Ma sti collectible di merda. Ma non ho esplorato niente, eh? Non ho esplorato niente lassù. Cioè, chissà qua, magari c'è la pistola. Non... La pistola sarà obbligatoria, cioè non è che te la fa perdere. Quindi dove si salva è safe in generale, di solito. Quindi prima di salvare mi do un'occhiata in giro. Ma tipo aprila, non c'è l'interazione? Madonna, le texture che appaiono due anni dopo. Non c'è l'interazione! Telefono, lasciamo alla fine. È che però abbiamo un cazzo. Una vecchia moneta commemorativa. Ah, ma aspettate, 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 aspettate. Ma pensa. Fluido può essere combinato per creare nuovi oggetti, non può essere usato da solo. Sarà di tipo Raccoon City? È un simbolo...
è un simbolo che un giocatore di Resident riconosce, tipo. Ah, ok, è proprio Resident Evil. C'è il pellicano volante classico Resident Evil. L'odore è tremendo, grazie al cazzo. È il classico pellicano volante di Resident Evil, giusto? E come si apre? Ecco. Ah, ma soccia, ragazzi. Fatica. Grimaldello, siamo in... Eureka, trofeo guadagnato. Siamo in persona... 5 Royal. È occupato, ragazzi. Serrature ordinarie si rompe facilmente. Ok, quindi bisogna averne 1000. Che strana idea darci questo interagibile con i calzini. Vabbè, salvo. Peso. Allora, siamo in lavanderia. Stanza della nonna, stanza dei bambini, dei genitori, il possiglio dei bambini. E vai. Come mai mi considera allo stesso livello di dove eravamo prima? Non dovrebbe essere così. Ma poi siamo totalmente disarmati, cioè... Sì. È Zoe. You did good, Ethan. Zoe, right? What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that. Grazie al cazzo. There might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Sembri sapere tante cose, ma chi sei? Salone principale. È quello dove non potevamo accedere. Ma come facciamo? Ah, perché siamo risaliti, che cretino. Sorry, state tranquilli. Ma se il tizio... Ma raga, ma se il tizio è ancora in giro, noi che cosa cacchio abbiamo risolto? Cioè, abbiamo trovato la safe room, ma... Noi cosa abbiamo risolto? Cioè, questo ci ammazza, tipo. Ma... Boh. Ma tra l'altro sono tantissimi, cioè... La nonna che è sparita dal... La nonna che è sparita dalla seggiola, il tizio cui ha tagliato una mano, la vecchia che si è incazzata perché non mangiavamo, lui. Ma dove Christian De Sica andiamo? Ma com'è come Alien Isolation? Ma io odio questi giochi con il tizio che ti insegue sempre. No, potrebbe essere una one shot, ragazzi, ve lo dico. No, veramente che c'è... Hai sempre gente che ti insegue 24 su 24. C'è sempre lo stesso tizio, voglio dire. Garage. Adesso faccio qualcosa per romperlo. Sulle orme di Jill, trofeo guadagnato. Jill Valentine è famosa. Bene. Sono contento. Penso che io non ho niente di contundente, questa cosa... Scusate. Salvo questa piccola conquista. Perché ora voglio fare una cosa esplorativa. Ora voglio rischiare. Adesso mi butto. Sì, no, ma andate tranquilli. No, non credo sia come il 3 o il 2. Giochi che non avrei mai giocato in vita mia. Il 2 è molto bello, però. Almeno quello che ho visto il remake. Però, cioè... Tizio che ti segue sempre, a un certo punto, fatti un po' i cazzi tuoi, fammi cazzeggiare. Comunque,
Cosa stavo dicendo? Adesso andiamo un po', facciamo un po' il coso di come cazzo si chiama. Basta. Ma è una gag. No, sì, mi ricordo, il 4 non c'entra niente con questa tipologia di gioco, però cosa bella era la varietà di situazioni, insomma, se è tutto un corri, scappa e salva, non ne voglio. Ma no, ho già capito che non è così andata tranquilli. Ovviamente, scusa, sono cose un po' per quelle cose da videogiocatore quando è alla frutta mista. Garage, palesemente la prossima cosa che dobbiamo visitare, però in realtà mi piacerebbe anche essere di nuovo esplorativo dove scappavamo prima, ma me lo potrò permettere? Comunque il salvotto che abbiamo... Basta. Il salvotto che abbiamo fatto è ancora valido. Cioè non ho fatto niente di più del salvotto. Qua si sentono le... i grilli e anche dei versi un po' stranini, però è madre natura, tutta natura, anche l'Umbrella Corporation. Oh cazzo, e io sono venuto qui perché lasciamo a metà un discorso, ma vedete, uno è il calco... oddio, no. Manca il corpo di cavallo di uno dei due. Ma palesemente non c'entra niente con gli oggetti che ho adesso. Secondo me. Che palle non poter interagire... Non poter collezionare il collezionabile qua. Non ho proprio niente per colpirlo, mi sembra. Non vorrei dire una stronzata, non ho niente. Vabbè. Easy. Vado nel garage. La bussata. Cosa devo fare? Bussano. Cosa devo fare? Vado ad aprire? Ma siete fuori di testa. Vado ad aprire. La lavanderia. Sorry. Hey, over here. Oh, vaffanculo, eccoci. Ma tu sei un, hey, sei normale. Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No. All right. Now, we got several calls about some missing persons late. You don't understand. I gotta get out of here. Calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons call. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. Thank you. Right. I'll tell you whatever you want. All right. Now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're gonna get. Now go. Che assurdità. Non si chiede perché non posso aprire questa porta. Cioè, che senso ha? Un po' poco realistico, veramente realistico. Ci vediamo nel garage. Ma che cazzo vuol dire ci vediamo nel garage? Non vedi che non posso aprire la porta, che è tutto sbarrato. Questo posto è assurdo, niente ha senso. Tipo, non... Vediamo con il coltellino che abbiamo se retroattivamente ci vengono in mente cose che potremmo fare. Non è.
però forse sì. Ad esempio il collezionabile sicuramente sì. Dov'è Mr. Everywhere? Trofeo guadagnato, chissà quanti ce ne sono. Non scherziamo, ragazzi, non scherziamo. Stavo anche pensando che qua bisogna molto gestire gli oggetti. Io quel coso chimico in realtà non so che cosa farmene. Forse in realtà si fonde veramente con le piantine. Ho fatto una combinazione, sì. No! Chiedo scusa. Porca loca. L'avevano salvato? Non è possibile! Ho sbagliato. Non sapevo che quella manina lì voleva dire usalo. Ah! Ah, questi sono i due elementi e questo è il risultato. Erba e fluido chimico danno... A posto. È che lo volevo riordinare perché c'ho il buco vuoto lì sopra, ma come faccio a spostarlo? C'è scritto, tipo... Ok, va bene. 5 proiettili, la nostra bazzina, ok, va bene. Andiamo dal poliziotto al garage. Incontriamoci al garage. Tanto ci dovevamo andare nel garage. Ma ora... Bingo. Comunque il poliziotto un pochino ha creduto, cioè ha detto, poveraccio, gli do almeno un coltellino svizzero. Bravissimo. Non ti fai due domande che c'è la mano, tipo. Siamo salvi. We gotta get the fuck out Siamo of here. Salvi. You need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Che brutta traduzione, ma che traduzione? Vabbè. I told you. Try. Hey, put that door back. Put that door back up. Wait! Gli hai tagliato la testa come se niente fosse e ora si rompe la pala. Lascia perdere. I'm gonna kill every one of you. Io che cacchio posso fare ora? Brr, beccati questo! E io come cazzo l'ammazzo questo, scusate? Tipo così? This only ends one way. E se corri! Ethan del cazzo! Che gameplay del cazzo, mamma mia, ragazzi. Ma è orrendo. Vabbè, comunque. Facciamolo e frega. Ti devi fermare e tirare le spadate. Sì, non proprio l'orfano di Koss, eh? Ma vai a zappare su un pacco d'ortiche, vai a zappare. Giù, hai fatto bene, io qua c'ho la visione, ho la tunnel vision. Hai fatto benissimo. Hai fatto provare, avrei fatto anch'io fossi stato in te. Ma vaffanculo. Ma, pidi. Non si capisce una fava. Ma la terza persona faceva così schifo. Dai, non ti incastra. Ma vaffanculo! L'ho sparato nelle palle. Alzati!
Dai, vai a cagare. Ma sempre da in mezzo alle gambe ci devono uccidere. Ma sono vivo? Ma corri! Scusami, ma muoversi è talmente orribile che cerco di stare fermo. Ma muoviti! Che cazzo fai l'animazione, imbecille? Beh, allora? E mo? Beh, e ora? Perché hai smesso di sparare, ma... Sai mai. Se noi potessimo davvero ravanare. We gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Oh, won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try. Ma sta scena, ma sta scena. E poi non riesce a... e si rompe dopo la pala. Vabbè, andiamoci un po'. Ce n'è un gameplay sta cosa, Dio. Ragazzi, ma mi sembra di giocare a un gioco del 1920, grande epoca videoludica. Bel gameplay. A Laura? Ma cosa state dicendo? Ma cosa stai dicendo? Ma che Cristo fai? Ravana, 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 che prima c'erano dei proiettili. Via, 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 via. No, è una gag! No, dovevo farlo stare lì. Domando che fare ora, sinceramente. Questo non morirà mai, questo ci è chiaro. Bene. Cacciala via. Non è morto, ovviamente. Superfluo che ve lo dica, ma... Va bene. Qua abbiamo ravanato prima.
Dove Cristo è l'uscita? Scusate, non mi ricordo assolutamente dove è l'uscita del garage. Cioè, nel senso, l'uscita da sogno sarebbe questa, ma... C'è chiaramente un trigger che lo farà rialzare. Figurati. Ah, tipo, scala, ovviamente. È ovviamente una scala. E figurati, ma dai, vai a zappare. Era da dire. Cartucce? E questa era una cartucce fucile? Questo ci risolve il puzzle. No, 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 piglia il coso del... Porca tro... Piglia il... Vabbè, piglia il coso del puzzle, per piacere. Piglia il puzzle, per piacere. Sì, un toro che poi là sarà un cavallo, va bene, molto bene. Sì. Sì. Thank you very much. Grazie. Oops. Ah no, è ancora lì, è ancora lì. Non è andato a fare il refill. Va bene. Caloca. Allora. Abbiamo la possibilità di proseguire dove sappiamo. Questo è molto importante. Qui è dove avevamo esatto, aperto al poliziotto. Non c'è ragione, ovviamente, di premere di nuovo questo pulsante. Ma neanche di pensare che non saremo di nuovo raggiunti. C'è un solo posto dove voglio andare. Qui. Beh, siamo tornati più grossi di prima, su questo non ci sono dubbi. Onesto. Adesso. Noi sappiamo che abbiamo la possibilità di aprire dove prima non potevamo. Ma le cose non sono mai così lisce. Quindi secondo me lo faremo con qualcuno alle calcagna. Ciò nonostante. Anche la musichetta qua. Okay. Ciò nonostante, che vuoi fare? Ah, ma... Ah, ok, ok. La sala, proprio, andiamo proprio nel salone d'ingresso. Noi rispetto a prima abbiamo... A parte posso fare uno di questi e lo realizzo perché mi libera un po'. Occupano tre slot e poi non si può più. Cartucce per fucile a pompa. Sapete cosa? Me ne pentirò? Mi libero della moneta commemorativa. Ma mi libero, sentite, mi libero della moneta commemorativa. Che cazzo. Ora arriva qualcuno. È che loro chiaramente hanno un potere rigenerativo pazzesco. L'allegra famigliola. Chissà che dipinto è questo, non so chi sia. Non lo conosco. Metticelo. Shoot me, shoot me. No, 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 no. Ma neanche. Montagne Arklay, 91. Giugno 91.
la moneta antica è un cosino che ti mette per riempirti l'inventario. Con la polvere da sparo. Riuscirà a tenerli? Beh, ci proviamo. Ah beh, non ho il fluido chimico di cosa... Che? No. Stavo ravanando. Vabbè, finché suona è safe. Le tre teste del Cerbero. Flame, Simone e Marra. Le tre teste del Cerbero per uscire. È un Cerbero, sì. Là c'è il fucile. Cioè, io non ho risposto. No, io non ho risposto. Non ho risposto e potevo. No. Eccomi. Did my daddy give you a hard time? Tuo padre? He used to be. He used to be. I'm sorry, but he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. Ma figurati se non lo puoi spiegare adesso. I need the keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Traduzione non sempre meravigliosa, eh? Prima c'era proprio delle parti che non erano... E ovviamente ti attira qui con il fucile. E questo è un uno di quegli strumenti del pre-cinema. Più di 20 persone scomparse in 2 anni. Il capitano Howell della polizia si è comunicato all'inizio della ricerca di Ellen McDiff, una studentiff della Carolina del Nord, scomparsa durante la visione in Louisiana. La ragazza sarebbe stata avvistata una volta. I casi di persone scomparse sono aumentati, per lo più di turisti e vagabondi. Si dice che i casi di scomparsa ammontano più di 20. Se fosse vero ci sarebbero proprio le task force, eccetera. La polizia non esclude che si possa trattare di omicidi. Ha riferito di un possibile collegamento tra i casi di scomparsa. Nei prossimi giorni saranno istituiti interrogatori locali e verrà aumentato il personale addetto alle investigazioni. Bene. More on the way, scrive un cattivone dicendo che ne arriveranno altri. Pendolo orologio. Abbiamo già capito cosa dobbiamo fare con il pendolo. Scorpioni. Calma. Pendolo, portare orologio. Questo è uno di quei cosi del pre-cinema. Non credo sia una lanterna magica, però di quei... Living room. Qualche ombra di dubbio, trofeo guadagnato. Per aver fatto sto tentativo? Lo Sky Hunter, qua, l'aquila, no, che arriva. Il predatore dei cieli, raffigura un cane che guarda in alto e abbaia, perché sta arrivando tipo l'aquila di luce, a punirlo. Ora, abbiamo dei puzzle, eh? Io vorrei fare un po' di, diciamo, tra virgolette, backtracking prima di essere super esplorativo qui. Però un'occhiatina qua la vorrei dare. Fluido chimico. Ho sbagliato. Capita fagiolo. Perché ci consente di fare 15 belle munizioni per pistola. Ok. Motivo in più per andare a salvare. Madonna, ogni volta, ragazzi. Vado a salvare. Scusate, ma è proprio una cosa importante. Abbiamo fatto dei progressi e li salvo. Ok.
Peccato per questa macchinosità un po' che ti fa vedere i menu così, che non è bella per i salvataggi. Riparte la musica che già avevamo sentito prima ripartendo dal punto di salvataggio, ma adesso andiamo all'orologio a pendolo. Che era di qua? Oh, io sto sempre sperando che siamo in safe adesso, dopo una sorta di boss fight. Bella. Beh, era da dire, eh? Il suonino non è il massimo per chi vuole essere stealth, ma insomma. Ragazzi, io dovete avere pazienza, ma siccome la morte è alle calcagna, io salvo. È stato un progresso tangibile. Abbiamo una save room. Ok. Adesso andiamo a mettere la testa e ora sì, esploriamo. Tanto siamo carichi di testa del Cerbero e... va bene così. Questa sembra proprio la porta d'uscita, no? Va bene, quella centrale. A questo punto sappiamo che abbiamo due ali laterali per salire, che sarà l'ultima cosa che faremo. A livello di mappa è molto piccola quella nicchia. In realtà non dovrebbe riservarci... Ma stiamo zitti, va. Me ne sto zitto, che è meglio. In realtà era proprio solo per prendere... Mazza 0-1 proprio addirittura. Ma veramente? Ma proprio così? Sarà da pimpare sto fucile. Ci occupa un posto di inventario. Dobbiamo liberarci della moneta di rame, non so neanche io perché l'ho tenuto. Forse non hanno fatto backtesting e si sono dimenticati che qua uno ci rimane. Beh, però. Ci siamo alleggeriti di un proiettile. bisogna mettere qualcosa di pesante, ma che non sia il fucile stesso, ovviamente. Calma e sangue freddo. Che non credo. Cioè, in teoria qui dovrebbe esserci sto coso, ma non lo possiamo riprendere, non possiamo farlo. Forse una testa del Cerbero può fare. Se col senno di poi non avendo io freddo... Non funzionerà, eh. Non funzionerà. Ah, ok, non la posso più prendere. Poteva essere, ma non è. Dovremmo trovare un tubo, qualcosa di pesante da sostituire al fucile, ma mi sembra che in questo momento non abbiamo niente. E qui non abbiamo altre cose che possono interagire con quella cavità. Ah, ma è solo ed esclusivamente finalizzato alla visione degli oggetti proiettati. Questo è importante da capire. Se la funzione è questa, noi che ci frega in realtà di vedere la proiezione di oggetti? Beh, abbiamo letto dietro. Vabbè, ma era ovvio quello che bisognava fare, quindi... Poi si legge dietro lo stesso, in teoria. Ci saranno momenti in cui questa cosa avrà senso. A questo punto non abbiamo fatto reali progressi per cui valga la pena andare a salvare. Bambina con gatto nero. C'è qualcuno là. C'è
C'è qualcuno, stanza dei genitori, ripostiglio. C'è qualcuno. Sarebbe da fare, davvero. Si è mossa, eh? Si muove, eh? Sentite, abbiamo salvato. Porca miseria. Un po' assurdo che non succeda letteralmente nulla, considerando che questo è un nemico che si animerà e cercherà di seguirci. Ovviamente noi useremo le barriere architettoniche per fotterla. Ma... vabbè. Accettiamo. Evelyn, quella dello stivale, 2 maggio 2014. Vorrei richiudere il cassetto, ma pazienza. È vero che c'è la parata, comunque, cosa che tendo a dimenticare, ma in realtà ci si para. Questa presa così. Ah, beh, vedi. Allora, beh, sentite, è brutto da dire, ma lei le scale non le può fare. Jumpscare in arrivo, adesso questa fa il salto e ha le ali da pipistrello. Colpisci! Sto premendo R2! No, non funziona più niente! Ma arrivi qua e si disattivano i comandi! Non sono io che tolgo la presa a due mani! Non posso colpirla! Non posso colpirla! No, no, come gli farà pena? Questa qui era seduta al tavolo, è mezza morta, si è teletrasportata, gli farà pena, sti cazzi, gli farà pena. In questa situazione l'ammazzeresti, ma stiamo scherzando, ma dai. Ma stiamo scherzando, questo ovviamente è un mostro, ma dai, ma non esiste, cioè non possiamo fare nulla. Niente. Ok, è deciso che ci deve fare il jumpscare dopo, ma vai a zappare. Tra l'altro qua sopra non è stata una missione, un'escursione. Ah beh, ma c'è tipo la porta, scusate. Io sto suono ogni volta. Ma tu mi sembra che venga dalla porta. Ma io non so neanche che cosa dire. Cioè, è veramente tensione fottuta. Ma mi ha ridato il proiettile che ho sprecato? Ma basta! È la mamma, quella che si incazzava perché non mangiavamo. Questa è stanza della nonna, se non ricordo male. Mi è sembrato di vedere un prompt, ma è sparito. Basta, sto suono di quando esci dalla pausa è veramente fastidioso. Non c'entra un cazzo col gioco, tra l'altro. Vabbè, easy. Area ricreativa. Me la spoilero. Lì non possiamo scendere. (Susurra)
fai più rumore la prossima volta. No, non ho più il Grimaldo. Ma dai. Vabbè, lo devo accettare, lo devo accettare. Che peccato non poter scendere, che andavamo a fare un salvotto. Non me l'apre, ragazzi, io, cioè, che posso inventarmi il grimaldello. Wait. Ops. Vabbè, perché poi alla fine frega, però vabbè, sentite. Ci possiamo insteccare. Ma guardate! Guardate. Non l'avevo mica visto. Ci possiamo insteccare un salvotto. In realtà non subito. Prima vado qui e deposito almeno questa. Grazie mille, Poman Rolansky. Grazie dei sei. Sabaku lascerebbe anche quella. O forse le erbe. Forse lasciamo cose per fare le fusioni con calma. Tutte. Tutto. Cosa vuol dire tutto? Vabbè, tutto di quel tipo, sì. Facciamo così. Perché non mi sembra che il gioco abbondi di loot, comunque. Adesso salvo. Tanto quello è da esplorare. Guardate anche l'immaginina spoilerosa. Quindi noi troveremo una porta da cui uscirà una creatura così schifosa. Non me lo devi far vedere, però. Io ho messo la cam dove la mettevo. Ho visto che Sabaku l'aveva messa lì. Ma allora la metto in alto. Allora la metto in alto. Aspettate. Facciamolo adesso, scusate. Pensavo fosse una base. Ah, in effetti avete ragione. Ma la posso mettere anche in alto a sinistra, in realtà? O no? Allora, mettiamola in alto a destra. Mettiamola in alto a destra. Se mi toglie la sovraimpression. Preferite in alto a destra o in alto a sinistra? Alto a sinistra? Ok. Facciamo una cosa così. Va bene. Destra, ragazzi. Ma avete detto sinistra, ho messo a sinistra. Raga, la manina ce la possiamo dare lo stesso. Ormai l'ho messa... Dai, su... Dite che potrei usare il green screen che ho comprato, che non uso mai per pura pigrizia. Allora, il chroma key. Ma ho salvato. Mi pare di sì. Ricordo quella sequenza. Grazie, Botanica. Ah, con l'Oculus Quest 2. So, beh, figata, ragazzi. Project Cars, ma devi provare Assetto Corsa. Allora, comunque, figata. Quindi anche con l'Oculus... Allora, andiamo a farci dire che qua non si può aprire. Ovviamente. Torniamo dalla vecchia. Sì. Qua in realtà ci stiamo dentro. Stanza della nonna, vai a zappare. Qua c'è proprio niente. Tanta passione per l'NFL. Per il football americano. E qua davvero non abbiamo una baza, non dobbiamo saltare, fare Donkey Kong, no? Ok. Senti, nonna, io non ti posso uccidere per script. Fai il favore di non essere un nemico. Grazie.
E te? Lobby del paparino. Lobby del paparino, ammettitelo in testa, scusa. Ti fa schifo avere un elmo? Ma non ho parole, ma ti fa schifo avere un elmo? In una situazione del genere, ma ammettitelo, cioè, ammettitelo, Vez. Ma io... Voglio vedere il bagno. Non sto scherzando, la prima cosa che mi incuriosisce è il bagno. E voglio essere... Voglio ripetere l'esplorazione di prima. La mamma? Dove è andata? Io qua ancora non apro, eh. Voglio fare prima il perimetro. Ricordiamo, questa cosa qui è importante da ricordare, che qua si scende con un saltino. Beh dai, fammi leggere però. Autosave. No, ma perché? Ma cosa me ne fregava di tirare l'acqua? Beh, cioè, no, giustamente. Scultura di legno, ma stiamo scherzando. C'è un oggetto fighissimo. Beh, non la posso ruotare, guardare. La scultura di legno dovrà essere usata con il proiettore. Ve lo dico già da adesso perché è una forma strana. E quindi acquisirà il suo senso soltanto se proiettata. In my humble opinion. Ma il fatto che ci sia stato un autosave, purtroppo, è una brutta notizia. Perché vuol dire che avremo compagnia. Beh, grazie dell'osservazione. Moneta antica, ma è solo un collezionabile? Veramente noi ci occupiamo l'inventario con ste cazzo di monete antiche? Ci sarà la baza che fai in New Game Plus, vai in giro con il mitragliatore lanciafiamme e lanciabombe. Allora, solo se hai 10 monete antiche. Ora sarà molto dura. Noi però abbiamo trovato un oggetto che in realtà noi dovremmo già poter ruotare. Vedete? È l'aquila. È l'aquila del dipinto. È messa nella cosa giusta, questa è l'aquila del dipinto. Però ma so cazzi. Ma vai a zappare te chi non te lo dice, incredibile, inaccettabile. No, non è possibile, Vez. No, mi devi mollare. No, Vez, no, basta. Forever. No, ho sbagliato strada. Ragazzi, ho sbagliato strada. A parte che è Umberto Eco, veramente. Raga, è veramente Umberto Eco, comunque. Si era sparato per fare il jumpscare. You're fucked. No, perché io vado nella safe e quindi te ti puoi fottere. Adesso come lo gestiamo? E adesso come lo gestiamo, però? Mica tanto laterale questo salvotto, è molto, molto centrale. Adesso come lo gestiamo? Porca loca. Allora, mettiamo la moneta, ste monete. Mettiamo la moneta qui. Potrei mettere anche... Vabbè, va benissimo lo stesso. Abbiamo tanti proiettili. Questa è una cosa molto buona, quindi... Non imbarazziamoci a sparare. Come se non ci fosse un domani. Però... cioè, ora noi abbiamo una cosa importante da fare nella sala del proiettore. Ma... Non ci resta che... Magari lui è confinato al secondo piano. Però si fa un po' Tyrant Nemesis, sta cosa. A me rompe le palle parecchio. Aspetta che giochi con i timer, con quelle cose. A me non piace. Troppa pressione. Voglio poter riflettere. Allora, facciamo la baza.
così ma al contrario. Dai, abbuonamela! Abbuonamela, dai! Dai, Vez, abbuonamela! Dai! Dai, fai click! Vez è identica. Posto, devo solo premere. Ok. Who builds this shit? No, ma noi non abbiamo... Ma noi non abbiamo esplorato niente lassù, eh? Non abbiamo esplorato niente. Oh, ma porca miseria, vai a zappare su un banco d'ortiche, quindi... Che poi sarebbe vai a cagare su un banco... Ma non abbiamo esplorato niente. Accidenti. Vabbè, magari non si poteva entrare in quelle stanze, dai. Era nudo, tra l'altro. È Umberto Eco nudo. Che chi ha letto Andrea Pazienza si ricorderà che in Pentotal c'era Umberto Eco nudo. Non sto minimamente scherzando. Questo non si anima, spero. Ma non voglio fare un'altra boss fight contro lo stesso stronzo, che pa... Ma poi con quel gameplay... Oh, Banza. Non ci arrivo. Qua gatta ci cova. Donna, siamo... Bisogna che iniziamo a sparare a qualcuno. Psicostimolanti per trovare gli oggetti. Che cacchio vuol dire? In che senso? Stai raccogliendo tantissima roba. Meno male che ho svuotato l'inventario, però... Accidenti. Fammi capire. Ah, rende più facile, ma frega, tanto si trova... Aspetta, ho capito che qua devo fare questa cosa, ma... Non la metto al primo posto. E tu? Eh beh, è vero, non siamo scesi, siamo sullo stesso livello. Lo so, quelli stimolanti io li metterò nella cassa e non li userò mai, ve lo dico. Magari invece sono l'oggetto finale, io non lo so. Corvo. Però che due marroni. Dai, ma qui c'è il super mitragliatore. Chiaramente il gioco qua ti sta, secondo me, pesantemente prendendo per il culo. Nel senso che sicuramente si apre e si vanno a prendere le super armi fighissime. Ma è impossibile che lo fai in questo momento, no? Questo corvo ha due teste. Quindi il gioco un po' se la ride del fatto che tu non lo potrai mai fare ora. Secondo me. E non ho grimaldelli. Ah, ma vorrei trasferirli da persona 5 a qui. Ehi. 14 giugno, marito e moglie in vacanza. Il marito è stato un successo. Il marito è stato... Lui è il numero 12. Sfortunatamente la moglie non andava bene, quindi ce ne siamo sbarazzati. 7 luglio, 3 studentesse, tutte marcite. Luca, sei un idiota. 13 agosto, un senza tetto. Mutato in 3 giorni. Lui è il numero 13. L'allegra famigliola non è la cosa peggiore che incontreremo, come ci ha spoilerato l'immagine del save. Sono quelle piccole cose che facci caso. Vabbè, comunque. Ho il cane dei vicini. Potrebbe trattarsi di altre vittime. Direi anche grazie al cazzo. Ho il cane dei vicini che ulula. Yeah, ma c'è anche caso che in realtà qua dentro ci sia qualcosa, ma tipo una delle teste del cerebro, pensavo, però non lo so. La moneta è veramente un malus per riempirti l'inventario, eh? Cioè è un aumentatore della difficoltà. Mi ha l'inventario pieno, io non so che cosa dire.
Devo sparare 16 proiettili al più presto. Girare al contrario. Ah, dite farli cadere? Ah, no, non succede niente. Ah, forse qua sotto... No. Ho gli slot di selezione. Ah, ragazzi, thank you very much. Questa è una cosa meravigliosa. Io posso mettere una cura. Devo stare molto attento. Posso metterla nel... Di sotto la metterò. Quindi posso fare una cosa di questo genere. Ottimo. Beh, a sto punto in realtà c'è... Per forza, in realtà metto... Beh, senti, questo è pur sempre un oggetto... Vabbè. Faccio così. Con tutto che... Non è più comunicante con da dove siamo venuti. Quindi qua c'è tutto un mondo da scoprire. Ah, lui rimane così? Come faccio a tornare? Ok, lo fa da sé. Porca miseria. Questo l'avevamo visto anche... No... Ah, questo era ammazzabile in modo regolare. Qua si poteva usare il pugnale, in realtà. Eh sì, si poteva, veramente. Vabbè, ne abbiamo tanti, easy. Pensavo che tutto il gioco sarebbe stato basato su i ragazzi della famiglia. Sicuramente è così, però capiamo che ci sono anche... Questa non è, ma si capiva che non era rompibile. Ci sono anche dei generici simpaticoni. Poi. Sad mystery. Okay. Noi dobbiamo andare dritto. Porca loca, per avere... La shortcut. Bisogna vedere se da questo lato si può aprire. E c'è un andare a destra molto inquietante, ovviamente. Corvo, scorpione, sono le tipologie delle porte, no? Siamo un po' in difficoltà, eh? Dai, dimmi che di qua l'apri. Merda! Porca loca! Speravo che da questo lato... Porca miseria! Sarebbe stato bello. Qua è un prenderci. Boh, io scommetto di qua. Porca loca. Safe. Yes. 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 Yes, yes, yes. Bella lì. Facciamo così. Cara Carney, quei bastardi mi stanno cercando, ma forse questa nota può aiutarti a fuggire. Per andare via di qui devi trovare le sculture a forma di testa di cane. Ne ho vista una nella stanza delle dissezioni nel seminterrato, che siamo anche già passati sicuramente. Valla a prendere la chiave per fuggire da questo posto. C'è qualcosa che non va in me. Deve essere quella roba che mi hanno fatto mangiare. Se proprio devo morire lo farò lottando. Sto per andare a prendere quel fucile che ho visto nell'area ricreativa, così li farò pentire di quello che ho fatto. Scappa da questo posto. Ti amo, Corney, tuo per sempre, Travis. Travis, quel fucile. Trappolone. Sti grimaldelli, però...
Ma sei una specie di Dylan Dog con la pipa. Ok. Beh, in realtà è stata abbastanza liscia. Salviamo così. Ci sarà il tizio di Melma super cattivo adesso. Ok. Per forza, per forza. Il seminterrato, comunque, stanza delle dissezioni. Infatti c'è, apri la porta, voi non lo vedete perché avete voluto mettere la facecam, apri la porta con tre teste di cane, sotto insieme ottieni la testa di cane nella stanza dissezioni. E se ottieni il fucile che è ancora in ballo, ma io onestamente non ho niente da mettere al posto del fucile là, quindi sti cazzi. Forse una testa di cane, si pot- però poi che faccio, la lascio lì e non vado a nessuno. Però ovviamente avrà il suo apposito. Ora va male perché c'è anche un autosave. Promette bene, vero, la stanza delle dissezioni? Anche secondo me. Secondo me è un bel posticino. Mi sembra che a destra sia da fare prima. Questa non si apre neanche a piangere. Ovvio. Questa è una via. Secondo me questa è una via di fuga. Fuggiremo da qui. E scapperemo qui e saliremo e andremo nella safe. Queste magiche safe dove il male non entra. Cosa può andare storto? Ci vorrebbe il lanciafiamme. Sono sicuro di aver sentito qualcosa. No, vecchio! Basta. Ma veramente, porca miseria. Qui esce, qui esce. Ma vai a fare in... No, volevo usare il coltello, vai a fare... No, non sprecare. No, mi devo parare. Forse non è stata una grande idea. Forse era meglio usare qualcuno di questi tantissimi proiettili. R2 spam, questa volta era R2 spam. Forse era meglio usare dei proiettili più... Che in realtà abbiamo in grande abbondanza. In realtà abbiamo più abbondanza di proiettili che di salute. Quindi farsi ferire non è una grande idea. Ma vaffanculo, vabbè, ok. Vaffanculo però. L'obitorio più che la stanza di... Però no, qua dissecano, hanno dissecato roba. Ho preso quel tizio che continuava a scappare, l'ho rinchiuso nell'inceneritore in fondo a sinistra, così non ci sfuggirà più. Tirarlo fuori quando è il momento. Sai come aprire l'inceneritore, no? Ricorda, 3A e un'impronta della mano. Fai come ti pare con la ragazza. L'impronta della mano. Ok, vedo l'impronta. Sento dei rumori. No, Vez, dai. No, veramente. Veramente. Si è messi malino, eh?
Sì, no, chat emoticon, ragazzi, lo so anch'io che esce qualcuno da lì, grazie. Lo so anch'io. Lo so anch'io che sta per uscire qualcuno da... Si capisce. Sto girosi una pistola. Allora. Thrills. Lara. Tizio con la mano. Craig. William. Sean. Stronzone. Com'era? Sai come si apre l'inceneritore? No, ricorda. 3A... In fondo a sinistra, l'impronta della mano. Dovrei... Dovrei andare a salvare Tamara. Dovrei andare a salvare. Ah, sono tutti vuoti. Ho capito. Ma questo è... ho capito che carità è l'ordine con quello che devo fare. Scusate, è un puzzle. Era ovvio, ma... Allora, Tamara. 3A. È Tamara e mano. Quindi si apre Tamara e si va qui. Eccoci. Oh, vaffanculo. No, non con un sol colpo. Dammi! Stava, ti faccio fuoco, ma basta, ma ti sto facendo fuoco, ma Cristo, ma gli altri sono morti con 4 colpi, ma vai a zappare. Ma che cazzo, ma gli altri sono morti con 4 colpi e 2 coltellate, questo non muore mai. Ma dai. Ma non ci posso credere, PD, mi devo parare, vero? Ma non ci voglio credere, ma non ci posso credere. Ma poi da qui. Boh, rifaccio le stesse cose per sport, non so neanche perché ho fatto sta cosa. Vai a zappare te, chi non te lo dice. No, Simon, mi sto parando, ma è lento come la merda. Che gameplay, ragazzi, che gameplay. Ho sbagliato. Vai a fare in culo. Ho sbagliato tasti. Parati! Corri! Interessante il tuo rapporto con la sedia. Ma vaffanculo, basta, lo faccio con la pistola, mi sono rotto i coglioni.
Ma vai a zappare, vai a zappare, vai a zappare, veramente. Che gameplay, ragazzi, mamma mia. Veramente Wizardry, fine anni 70, no, cos'era, primi anni 80. Boh, lì non ho cliccato, chi se ne frega. Dove sei? Vieni, mo. Era qua. Ma vai a zappare, PD! Ma non so, che non vedo un cazzo! Oh. R2 attacca, cosa sto facendo? Ma veramente? Ragazzi, ho capito. C'è la difficoltà dinamica. C'è la difficoltà dinamica. C'è la difficoltà... C'è la difficoltà dinamica. Come in Resident... Non so dove... È una cosa tipica... Era anche Resident 4. La difficoltà dei nemici cambia a seconda di come giochi. In Resident Evil 4 cercate su YouTube. In Resident Evil 4 la difficoltà variava a seconda di come tu giocavi. Non è possibile, il primo è andato giù in 3 colpi. Beh, ragazzi, il primo l'abbiamo ammazzato. Il primo che abbiamo incontrato è andato giù con 4 colpi. Boh. Cioè, e ora che cazzo mi invento? Boh. Ho finito tutto. Ma tra l'altro dove cazzo sono? Ma sto skippando. Ma basta! O forse semplicemente bisogna colpirli alla testa, probabilmente è questa la spiegazione. Allora, però siamo nella merda, siamo veramente nella merda. Questo armadietto senza niente è troppo una presa per i fondelli. Maledizione, maledizione, maledizione. Allora, sappiamo che da lì ne uscirà uno, sappiamo come fare ad aprire e che sono cazzi amarissimi tutti. Bisogna solo che fare degli headshot. Miseria, ci picchia. Non mi ricordo se esce da lì o se arriva da qui. Potrei anche curarmi, a dirla tutta. Forse potrei anche curarmi. Ma... Ragazzi, la sto per rifare un'altra volta. Quanto ci vorrebbe il fucile? Basta. Ma allora? Dai. Vaffanculo. Dai, porca troia, che palle. È che non volevo sprecare la cura, non volevo sprecare la cura, ma qui, ragazzi, mi frego tutto l'inventario qua giù. Vabbè, facciamolo meglio, dai. Buona occasione per fare un po' meglio il primo. No! Oddio, questo è 3 colpi, ragazzi, 3 colpi. 3 colpi. Mi fate una ricerca su Google e mi guardate se ha la difficoltà dinamica. Secondo me sì. Non sto scherzando. No, spostarsi è da noob. Secondo me ha la difficoltà dinamica. Lo so che dovrei girarmi. È che mi scoccio a dargli le spalle. Scusate, non mi ricordo più dove è la mappa. Ok. E dammeli gli headshot, però, se li faccio, eh.
però ci sono dei colpi che vanno alla testa che lui non registra, eh. Comunque sia, io vi dico che cosa sto per fare. Questi due li salviamo. Non nel senso che salviamo loro la vita, ma nel senso che qui sopra c'è la safe e io vado a salvare. Perché sì. Sperando che non respawnino, eh. Non respawnano, vero? Direi di sì. Direi di no. Non mi sembra il gioco con i nemici che respawnano. Nel dubbio faccio nuovi dati salvati. Sai mai? Non ha la difficoltà dinamica. Allora sono gli headshot. The game rank in Resident Evil 7 B. Unseen mechanic adjust aspect of the game to make it more or less challenging based on how well the player is doing. Ah, da zero. Invece sì. Invece sì. Ce l'ha la difficoltà dinamica. Da un valore che va da 0 a 9. Era così anche il 4, che l'ho scoperto anni dopo. No? Mentre giocavo non lo sapevo assolutamente. Quindi è una cosa che io non amo. E mi ricordo che anche in Bioshock l'avevamo lasciata, ma lì si poteva togliere. Perché tu non sai mai esattamente quanti colpi è un nemico. È una roba veramente... Vabbè. Non è una soluzione che apprezzo. Comunque frega. Abbiamo salvato. E se andate a vedere sul canale bellissimo di come si chiama... Mark Brown, c'è proprio un video su Resident Evil 4 e la difficoltà dinamica, credo fosse lui, ma ne sono abbastanza sicuro. Quindi tu li ammazzi troppo in fretta e mo diventano più grossi, fai fatica, diventano un po' più molli. Allora questo sarà grosso, quindi, perché questi due li abbiamo ammazzati in fretta. È anche vero che siamo andati a salvare, questo gioco potrebbe interpretarlo come sei in grande difficoltà, stai facendo schifo, quindi te lo faccio easy. Vabbè, sentite, facciamole basta. Oh ragazzi, ho fatto schifo però, questo è innegabile. Vabbè, coglici come direbbe Mike, coglici. No, ho fatto veramente, se non puoi sparare così però, ho sbagliato. Mea culpa, questa è l'imbecillità dinamica. Ma stai fermo! Ma puoi stare fermo? Ma stai fermo, ti dico? Oh, vabbè. No, non esiste. Non esiste. Dio mio, non ne ho preso... Ma no, uno. Un colpo per sbaglio in testa? Uno forse gliene ho dato. Incredibile. Meno male che ho salvato i due. Abbiamo fatto benissimo a salvare quei due, così... No, incredibile. Non ne ho beccato... Potevo, ma se avessi cercato di non colpirlo, l'avrei colpito di più. Unbelievable. Come se respawnano? Se respawnano, troppo. No, non è vero. No, però non credo respawnino. PD. Se io mi metto nel cul-de-sac sono cazzi miei. Quindi io adesso faccio una cosa. Apro e me ne vado. Dai, su. Ma stai fermo! Lo so che sono volutamente così. No! Ah! Maledizione. Guarda, odio quando mi colpiscono. No! Basta! Non è che basta veramente pararsi, eh? No, ho sbagliato pulsante! Stupido. Ma colpisci! Ma ho sbagliato tutto. Avevo tolto l'arma, che imbecille. Comunque, ok, questo lo salvo, perché non lo voglio più vedere. Non lo voglio più vedere, questo lo salviamo ragazzi, questo lo so che non è onorevole, questo lo salviamo, abbiamo visto che non respawnano, quindi possiamo andare sereni.
ora salvotto adattivo, esattamente. Eh sì, perché c'è l'artiglione, no? Ma ci sta, per carità, ci sta. È che tu sei talmente di legno come personaggio che... Allora, noi abbiamo fatto tutto questo per aprire ciò. E qui c'è qualcosa. Chiave, stanza, dissezioni. Che quindi probabilmente è una delle stanze che abbiamo già visto. A questo punto... è probabilmente... Finiamo comunque di esplorare da questa parte. Per forza, vediamo che cosa diavolo ci aspetta. Ah, noi non avevamo ancora combinato, eh? No, sì, invece. L'ho preso la polvere. Sì, l'ho presa. No? Ma allora, viva la vita! Scusate, questo. Ah, raga, giusto perché sono in live, perché se stessi giocando per i cazzi miei tornerei alla safe e farei tutto, ma perché dobbiamo salvare un paio di cose. Comunque non importa. Porca loca. Dall'altro lato, quindi questa ce l'abbiamo arancione sicuro. E dai, anticipami la mappa. Boss fight. Sento già del... No, fake, falso. Stanno per arrivare, ovviamente. Porca miseria! Viva la vita! Ottimo! Bene! Stanza della caldaia, officina, stanza di sezioni, non ci siamo assolutamente ancora arrivati, eh? Obitorio. In realtà neanche nell'obitorio. Eppure sembrava di averlo visitato. Basta rumori! Basta rumori! No, basta! Basta rumori! Basta rumori, ragazzi. Ok, shortcut. Me lo chiede il gioco, ragazzi. Me lo sta chiedendo il gioco. Questa è una shortcut, vuol dire vai a salvare, io vado a salvare. Lo faccio perché abbiamo fatto i proiettili, abbiamo fatto tutto. E quindi salvo. Lo chiede il gioco, no, lo chiede, di ruolo il gioco ti chiede salva. Io voglio interpretare Ethan, che va a registrare le sue memorie nel registratore anni 80. Adesso torniamo in ballo con la nostra shortcut della paura. Ah, ma qui c'era un'altra cosa. Questo da ricordarcelo se schiattiamo. Secondo me schiattiamo. Carne. Insomma... Chiave scorpione? Foto tesoro. Ok. Perché me l'ha chiamata foto tesoro? Cos'era? Un grimaldello. Questo era un grimaldello. Abbiamo preso un sacco di cose utilissime. Un'erbetta. Basta. Dai, che trovo. Non qualcosa di eccesso, eh? Non siamo stati proprio puliti, precisi, bravi, ma comunque. Sapete cosa? Lo velocizzo perché non è vero che 5 è veloce, fai 6.
Ci starebbe un salvotto. Ci starebbe. Però va bene. Si scende proprio. Officina. Noi dalla save possiamo aprire lo scorpione. Ed è una cosa importante da fare. Sì, farò un salvotto, ma lo faccio perché ho trovato il pretesto. Ma basta, questa è la spesa, questa è la spesa. È arrivata la spesa. Niente. Lo faccio perché voglio aprire la scorciatoia dello scorpione. Che ci servirà, secondo me, quasi sicuramente, in un momento di fuga. Ah, è vero, è vero, è vero. È così. È vero, c'era anche Resident Evil 4, che pollo. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok. Ah, ok, lo davo per scontato. Fallo. Ma ogni suono veramente ti viene da fartela addosso, allucinante. Salvotto tattico. Ok. Bene. E si prosegue. E si prosegue, sono 17-28 peso. Chissà se riusciamo a mettere in saccoccia un altro progresso. Eccoci qua. Ho un poco farmalotta. No, di là, di là, di là, di là, di là, di là. E ora si ride. Che cretino, non ho svuotato l'inventario. Oh, ho sbagliato. Capita. Devo farlo. Devo farlo. Devo farlo, ragazzi. Abbiate pazienza, scusate, ma ho sbagliato. Queste sono quelle parti che quando registri fai avanti veloce. Ho già sbagliato. Mi sono dimenticato, maledizione. Allora, questa non serve che la portiamo con noi. La foto del tetatronato è una cosa molto particolare. Era un camino. Che mi viene da dire che non me la porto via. Però sai mai. Metti che... Questo è un rischio, però ho visto che ci arriveranno... però... Questo è un rischio. Questo è un rischio. No, un rischio troppo grande. Facciamo così. Non dite niente. ma ci starebbe se fossero contati, in realtà. Sarebbe molto più... tensivo. Invece così te la puoi veramente gestire. Ho visto un divieto sul save, come dire, non farne un altro. Non farne un altro. Andiamo.
Adesso ci sono queste munizioni del fucile che noi incameriamo, ma... un po' beffarde in questo momento. Ah! Chiave del serpente. Ah, ma allora abbiamo altre cose da fare con la chiave dello scorpione. Quella è la chiave del corvo. Chiave del serpente anche per la stanza dei genitori. Il tesoro, abbiamo... in realtà il gioco ce l'ha detto. Abbiamo trovato una... ma io dico... abbiamo trovato una... una foto che è chiamata foto del tesoro. Ed è la foto di un camino. Quindi noi dobbiamo andare dove c'è un camino. E fare qualcosa. Spero di non dovermi portare dietro la foto per fare una cosa del genere, ma non credo, sarà bastato far sapere al gioco che l'abbiamo trovata, immagino. Sarà nel salone d'ingresso? Non mi sembra. Potrebbe essere nel soggiorno, così indietro. Se ci ha dato... o lo scorpione, magari proprio per farci tornare indietro. Dove però siamo tutto meno che safe. Oh. Ma vai a fare in culo. A caso. Perché faccio sempre sta gag di mettere una porta fra me e loro? Holy mother of fuck, potrei aver sbagliato. Quanto cazzo è il Tyrant? Cioè lui è il Tyrant, veramente. Ma quindi... beh, possiamo morire, dai. Tanto abbiamo tutti i save fatti come si deve. Non è assolutamente quello il punto. Dove diavolo potrebbe essere il camino con il tesoro? Mi ha sbagliato. Non è qui. Non è qui. Sala da pranzo, non credo. Garage no, di sicuro. È di sopra. È di sopra. Dove Cristo sei, maledetto? Allora, noi visitato, abbiamo visitato tutto. Tranne dove non possiamo andare per le chiavi. Che cosa? Non è una vera pausa! Non è una vera pausa! Ma lui si muoveva mentre ero in pausa! Ma tu dimmi. Miss me? No. Per niente. Sto solo cazzeggiando per casa tua.
want. Fuck it. La vecchia? Eh sì, è proprio la pausa di Darks. La vecchia non c'è più. Sposta quel delinquente pezzo di merda che abbiamo preso. Vaffanculo. Ma vai a zappare. No, non adesso. Apri. Rotto. Fucile rotto. Ne ho abbastanza di guardare questi pezzi di merda per il giardino. Nascondi le sculture a forma di testa di cane, così il nostro uomo potrà più uscire di casa. Ho già pensato dove l'orologio appendo nel soggiorno. Il libro nell'area ricreativa, la stanza delle dissezioni nel seminterrato. Bueno. No, ragazzi, no. Vabbè. Ci torneremo, porca miseria. Non pensavo fosse un posto così safe, tra virgolette, questo. Come si sente ultimamente? È passato ormai molto tempo dal suo ultimo controllo. Le scrivo per informarla che ho appena terminato di esaminare le sue lastre. Le ombre presenti nell'area del cranio sembrano essere colonie fungine, quasi sicuramente correlate alla muffa. Le allucinazioni e i suoni di cui mi hai parlato potrebbero dipendere da queste formazioni. Aspetta che non ho finito. Se la sintomatologia è causata da una parassita fungino, questo deve essere rimosso immediatamente. Non intendo allarmarla, ma sono preoccupato seriamente. Le invito a recarsi in ospedale appena avrà detto questa lettera, ma il suo medico consiglia. Come tutto ebbe inizio. Ah, fucile rotto per fucile. Beh, era ovvio. Vai a zappare, per piacere. Ti sto invitando gentilmente ad andare a zappare la terra. È una cosa che puoi fare per me? Stanza dei bambini. Potevo andarci. Me ne voglio andare? Me ne voglio andare? Me ne sto cercando di andare? Sto cercando di andarmene? Vai a zappare. Me ne vado. No! Hai rotto! Oh, ero in vantaggio! Ma non corre sto stromato! Questo rischia la pelle, questa è la sua velocità di corsa. Cioè, questo è tutto il suo correre? Ma che problemi ha sto tipo? Vabbè, diversi, in realtà. Vamo là, ciao. Anzi... Vabbè, per ora stiamo così. Per ora stiamo così. Sì, la corsa di Joel, grazie Lucas. Grazie del premio dei 15 mesi. Ah, veramente la corsa di Joel? Fatti la corsa, zio. Hanno confermato che Lady Dimitrescu ti insegue come Mr. X. Non lo so, ragazzi. Non diamo per scontato che io porti quel gioco, perché non lo è. Che palle. Ma sempre lo stesso gioco fanno? Ma dai. Che due maroni. Vabbè, questo ne veniamo a capo. Non è mostruosamente sfidante per adesso. Facciamo mente locale su cosa ho trovato, ma non qui. Bensì... Come diavolo si faceva? No. Cavolo, si apriva il menu. Come? Come erano le opzioni? Avete ragione sul cambio dei fucili, avete ragionissimo. Beh, posso togliere momentaneamente quella scorpione. Com'è che facevo vedere gli altri oggetti? Piace tenere un grimaldello, metti che c'è qualcosa da aprire. Come leggevo le cose? Ah, così. Così, sorry. Email di mia, lista dei nomi. Scontrino negozio di bricolage, posto. Articolo di giornale. Ok, nota di Jack. Quel delinquente pezzo di merda che abbiamo preso dal salone all'area di trattamento. Qui bastardi, ok. Nota sui... Sì. L'orologio appendono in soggiorno. Il libro nell'area ricreativa, che quindi è qualcosa alla nostra portata. La stanza delle dissezioni nel seminterrato. Lettera del medico. Ok, fatemi vedere un attimo la mappa per l'area ricreativa.
Noi l'abbiamo già vista l'area ricreativa. Generatori, no? È sopra. Ah, sì. Ci siamo stati nell'area ricreativa. Addirittura. Tra l'altro la nonna è sparita, ma noi non l'abbiamo vista. Va bene. Ah, qui c'era qualcosa da aprire con il grimaldello. Avete ragionissima. Che figata, lo possiamo usare subito. Così ci liberiamo dello spazio. Munizioni pistola. Meglio che un calcio in culo, mettiamola così. Risalvo. E ragazzuoli, per oggi abbiamo fatto. Sono le 17.41. Abbiamo fatto parecchio. E domani ci vediamo con... com'è che si chiama? AI Dungeon? Si chiama così? Ci facciamo una live che sarà mezza talk e mezzo gioco, in cui giochiamo a quell'avventura testuale con intelligenza artificiale. EA Dungeon. Sorry game. Alla ricerca di Dio. Beh, cerchiamo di impostarla seria, non vorrei fare troppo solo gag. Cerchiamo di fare veramente... di vedere un po' come funziona, insomma. E secondo me può essere divertente. Ovviamente cerchiamo di fare scelte interattive con sondaggi, eccetera, eccetera. Insomma, potrebbe essere molto carino. Quindi domani alle 14.30 facciamo quello. E mercoledì siamo qui con Resident Evil 7. E giovedì Persona 5 Royal. E venerdì, se tutto va bene, sempre alle 14.30, dovremo già avere Nier Replicant, in teoria. E stiamo a vedere. E non l'ho ancora comprato, lo comprerò domattina, piglio quella la platina, insomma. E dai. Va bene, vi ringrazio molto per aver seguito e ci vediamo domani se vi va. Ciao ragazzi.